Mercedes-Benz rilancia e porta alla ribalta la nuova GLC Coupé, vettura con un'anima sportiva in un corpo che non si allontana molto dal DNA dei SUV. Il montante anteriore ora è più inclinato, la linea del tetto è più bassa e la calandra davanti al cofano è disponibile in color argento o nero. Completano il nuovo look del frontale i fari a LED High Performance di serie, mentre al posteriore spicca il nuovo diffusore con protezione paracolpi, le mascherine dei terminali di scarico e i gruppi ottici a LED. L'abitacolo della GLC Coupé è disponibile nella nuova tonalità grigio magma, mentre il volante multifunzione, completamente ridisegnato, integra il comando per il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic, i pulsanti touch control per gestire la strumentazione, il sistema di infotainment e il feeling acustico con i comandi. Il nuovo sistema di infotainment sfoggia display più ampi, con touchscreen da 12,3 pollici per la strumentazione, oltre a un secondo schermo che può arrivare oltre i 10 pollici, riempiendo così metà della plancia solo con gli schermi. Presente anche l'ultima generazione del sistema multimediale MBUX, che il guidatore può comandare con i comandi gestuali a richiesta del sistema di assistenza e con le azioni vocali pronunciando semplicemente «Hey, Mercedes!». In tema di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, inoltre, la GLC Coupé eredita tutta la tecnologia presente sull'ammiraglia classe S e offre, tra gli altri, il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic e il sistema di assistenza allo sterzo attivo che aiutano il guidatore a mantenere la distanza di sicurezza e a sterzare con la velocità che viene regolata automaticamente nelle curve o prima degli incroci. Novità infine anche sotto al cofano con i tre propulsori diesel 200, 220 e 300, rispettivamente capaci di 163, 194 e 245 cavalli, che soddisfano la normativa Euro 6D grazie a un meticoloso lavoro di ottimizzazione, tra cui catalizzatore ossidante diesel, filtro antiparticolato con funzione di catalizzatore SCR e con iniezione di AdBlue, catalizzatore SCR aggiuntivo. I motori a benzina invece vanno da 200 a 258 cavalli e sono disponibili anche nella versione mild hybrid, in quanto abbinate al propulsore elettrico EQ Boost a 48 volt da 14 cavalli con alternatore starter a cinghia che svolge le funzioni dei sistemi ibridi. Tutte le motorizzazioni sono abbinate inoltre anche alla trazione integrale 4MATIC. Infine, per tutte le motorizzazioni che si arricchiranno di ulteriori versioni nel corso dell'anno, è previsto di serie l'abbinamento al cambio automatico 9G-Tronic e alla trazione integrale 4MATIC.